Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare di ricevere palla. Cosa importante per garantire la fluidità del gioco è come un giocatore riceve la palla. Questa abilità permette al calciatore di gestire il pallone o orientare o fermare in funzione della giocata successiva. In particolare il giocatore deve allenare a ricevere la palla con tutti i parti del corpo e del piede. Durante la partita la ricezione della palla sarà comunque quasi sempre dell'interno piedi. Oggi vi parlerò del ricevere. Ricevere è la capacità di fermare palla. Come ho già detto, è fondamentale sapere gestire la palla non solo col piedi, con tutte le parti del corpo. Per gestire una palla è importante avere una buona coordinazione. La cosa importante quando riceve palla è la posizione del corpo, l'utilizzare i bracci, la capacità di assorbire il pallone quando arrivi e da valutare la traiettoria. Di solito riceviamo palla o da fermi o in movimento. Per esempio, rimessa laterale, passaggio raso terra o lancio. Il mio consiglio è allenarsi tanti per diventare un gesto naturale.